Ciao e benvenuti in questo canale. Da oggi inizierà un nuovo format, un nuovo modo di proporre video. Ci saranno sempre quelli che sto facendo, ma vorrei proporti cose concrete, portarti nella mia quotidianità come ho sempre fatto, ma adesso ancora di più nel personale, come io ho risparmiato appunto questi 30 euro con solo due azioni. Te le racconto perché se per alcuni possono sembrare banale queste azioni, per altri invece possono essere fonte di ispirazione e di seguito, insomma, potete farlo serenamente anche voi. Sono tutte azioni che possiamo fare tutti nel nostro quotidiano. La prima è, insomma, ti porto proprio all'interno, non solo nel risparmio ma anche nel minimalismo, e quando parliamo di risparmio, minimalismo, parliamo anche di impatto ambientale. Due azioni nello specifico ti voglio parlare. Qualche giorno fa mi sono accorta che ho un portafoglio regalatomi da una... lo sapevo che avevo un portafoglio, però mi si è rotto il portafoglio, e questo portafoglio a cui sono molto legata perché mi è stato regalato da Corinne e Benjamin. Sono due miei ospiti qui della Fittacamere, e che non vedo da un po' di anni, a cui sono molto legata, e di origine italiana ma abitano in Francia, e ogni anno venivano qui prima del Covid un mese intero, ed era bellissimo averli qui sotto casa nel mio affittacamere. E l'ultimo anno mi hanno regalato questo portafoglio che ho scritto Paris, a cui sono veramente tanto legata, l'ho iniziato ad utilizzare subito, quindi questo portafoglio ha 3-4 anni di utilizzo. È vero che io non lo apro molto facilmente perché vado raramente a fare la spesa, faccio acquisti quasi tutti online, però comunque è nella mia borsa che va e viene, e quindi si è rotto proprio dove la cerniera, non la cerniera, si è scucito la cerniera dove si aprono, dove si mettono le monetine. E inizialmente sono andata a vedere quanto costavano perché ho pensato, vabbè, 3, 4, 5 anni di portafoglio, magari forse mi sta dicendo lui stesso cambiami, e quindi ho detto, sono andata a vedere, ho detto 15-20 euro di portafoglio, ho detto aiuto, anche no, nel senso, quando sono stata lì col portafoglio in mano che lo dovevo scegliere, ho detto ma proviamo prima a cucirlo e vedere se ci riesco, se ce la faccio a riparare e riusare. Detto fatto, il giorno dopo ho preso in mano il mio portafoglio e ho cercato di cucirlo. Non so cucire, non sono brava a cucire, ma ce l'ho fatta, ed è qualche giorno che regge anche molto bene, quindi non ho comprato il portafoglio, speriamo che mi duri altri 3-4 anni, e quindi, insomma, oltre al risparmio in pochissimi minuti, abbiamo avuto anche un impatto ambientale che comunque quello non si riesce a calcolare. L'altra cosa, ancora più o meno negli stessi giorni, mi si è rotta la mia borraccia che utilizzavo per andare a lavorare, e la riempio sempre di acqua o di succo di qualcosa di zuccherato, perché altrimenti io svengo, perché abbiamo ritmi altissimi e fa caldo, però insomma non utilizzavo plastica. Da qualche giorno ero senza borraccia e per me era fondamentale, a livello di coscienza etica personale, non utilizzare questi bicchieri di plastica, però purtroppo lo dovevo fare. Mi rugava tantissimo, ho cercato online, perché io acquisto praticamente quasi tutto online, uno perché ultimamente non ho veramente neanche il tempo di andare a fare la spesa, due perché anche se avessi il tempo sono dislocata e per acquistare una borraccia avrei dovuto fare un bel po' di chilometri, tre perché non lo so, sentivo che stavo cercando la soluzione giusta. Tutte le volte che guardavo online c'erano borracce dai 15 ai 20 euro, più o meno,
e tutte le volte dicevo no dai aspettiamo, poi mi è arrivata l'idea, ho detto ci provo, come con ci provo a cucire il mio portafoglio, ho detto ci provo, provo a mettere nel mio profilo Facebook, mio profilo personale Facebook, l'annuncio che se qualche persona, qualche mia amica ha una borraccia che non utilizza e che è lì a far polvere e che non ha intenzione di utilizzare perché magari ne ha troppe o non la utilizza di suo, se me la può regalare senza pretese, senza niente, ogni dono fatto con il cuore è una cosa meravigliosa. E bah, io ho buttato lì la cosa e mi hanno risposto in due persone. Un'amica era troppo lontana e le spese di spedizione vanificavano il tutto, anche se con il cuore comunque il dono è stato fatto, e l'altra è un'amica qui vicino e che mi passa anche tantissime ricette, e neanche farlo apposta io gli passo quasi davanti, devo fare una deviazione di 200 metri, 100 metri forse, ogni volta che vado a lavorare, andata e ritorno, e quindi sono passata da lei una sera e ho preso la borraccia. In pochissimi minuti, con pochissime azioni, sono riuscita a risparmiare veramente tanto, oltre ad avere un impatto ambientale che comunque questa cosa non è calcolabile. Questi video sono molto semplici, ma vogliono essere di spunto e dare idee alle persone, e soprattutto nella semplicità condividere che davvero le azioni semplici spesso sono anche le più importanti e fondamentali, perché sono piccolissime gocce che creano un oceano intero. Ecco, io vorrei mettere delle gocce in questo canale, queste oggi due goccine, che però poi faranno il cerchio, e ogni persona che vedrà questo video magari condividerà a sua volta questo video, condividerà l'idea, le idee prese da questo video, e diventeremo un oceano tutti insieme. Scrivimi se ti piace questo tipo di video, perché ho intenzione di soffermarmi sulle cose che fino adesso non mi ero soffermato, comunque le facevo in automatico, come quella di cucire il portafoglio e di chiedere se avevano una borraccia, le facevo in automatico e le davo per scontate. E invece ho capito che non c'è nulla da dare per scontato, perché anche io spesso imparo da video YouTube cose che a volte mi dico ma non ci potevo arrivare io, perché non ci sono arrivata io? Perché l'universo è pieno di opportunità e sono tutte lì da scoprire, ed è bello ogni volta scoprirle da persone diverse. Grazie mille per aver seguito il video fino a qua. Iscriviti al canale se ti fa piacere, iscriviti anche all'altro mio canale Cucina con un Euro. Grazie e buona vibra.